Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati per un nuovo video. Ben ritrovati per il consueto appuntamento domenicale. Se siete nuovi, benvenuti. Vi siete iscritti? Ancora no? Non aspettate che il video finisca, perché vi garantisco che ci sono buoni argomenti. Su questo canale trattiamo buoni argomenti e si sta creando una bella comunità di molte belle persone che ogni tanto lasciano il proprio contributo, che io apprezzo moltissimo, e ecco, e scrivono cose molto molto belle, carine, hanno molte anche domande intelligenti, per cui ragazzi, fate parte di questo piccolo canale e cresciamo tutti insieme, d'accordo? Iscrivetevi quindi, lasciate un mi piace, commentate, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato della felicità, se ricordate, gli ultimi due video, se non lo ricordate, andateli a vedere, li lascio in descrizione da qualche parte. Abbiamo quindi parlato di che cos'è la felicità, ragazzi, che cos'è? Vi ho detto la mia, e poi ho detto l'approccio che utilizzo per cercare di raggiungerla quotidianamente. Oggi mi piacerebbe dirvi una cosa riguardo la felicità. Se la mia esperienza è all'estero, e se magari siete nuovi e non lo sapete, ho vissuto in Canada per 6 anni e 3 mesi. Ci sono molti video che abbiamo fatti dal Canada, quindi vi invito a scoprire il canale e andarli a vedere. E se quindi l'esperienza, un'esperienza importante che ho avuto all'estero, mi ha reso una persona più felice. E a questo oggi mi piacerebbe rispondere, perché è una domanda che mi viene spesso fatta. E gente, vivere all'estero mi ha reso più felice? Sì, io direi di sì. Mi sento molto soddisfatto della mia esperienza. E quando delle volte parlo con la gente, ecco, non sento mai di aver fallito nel tornare indietro. Sento come se il cerchio si fosse chiuso, ok? Quindi mi sento appagato. E per questo motivo sono tornato indietro, per il senso di appagamento che ho avuto dall'esperienza all'estero. Per cui questa esperienza sicuramente mi ha reso una persona molto più sicura, e che mi ha dato anche una consapevolezza, che è quella di poter plasmare un po' la mia vita a piacimento, a mio piacimento quindi. Nel senso che mi sono sentito più in controllo della mia esistenza, della mia destinazione, ecco, perché in un momento molto delicato sono riuscito ad abbandonare il mio paese e a lasciare la vita che avevo qui per abbracciarne una nuova. E questa esperienza quindi mi ha reso molto felice. Prima di partire per il Canada, non fossi contento, però ho sempre avuto in me da molti anni, anche prima che partissi appunto, la voglia di lasciare l'Italia, di fare un'avventura all'estero e non ci riuscivo. Per molti anni rimandavo, procrastinavo, ecco. E un giorno poi ho deciso di partire e quel giorno è stato molto triste, però quel giorno ha cambiato la mia vita. E l'ha cambiata in meglio, ragazzi, perché mi ha fatto crescere sotto molti punti di vista. Ho imparato la lingua inglese, ho lavorato in diversi posti all'estero, ho quindi conosciuto molte persone mo da diverse parti del mondo, ho frequentato una scuola d'inglese, ho incontrato studenti veramente da ogni dove. E quindi mi ha fatto abbracciare molte culture, molte tradizioni, usi, costumi, cose che non avrei conosciuto se fossi rimasto qui. E quindi sono molto soddisfatto. Ha avuto un prezzo, tuttavia, questa mia avventura, ed è quello appunto di dover lasciare tutto, di dover fare quel salto verso il vuoto, quel salto che non si sa dove si sta andando. E quindi ci sono stati anche momenti di sconforto, perché vivere all'estero non è facile, bisogna fare i conti con la nostalgia, con la malinconia, ecco, con il fatto di non poter contare su nessuno,
la lingua è difficile da imparare, per cui c'è sempre un senso di frustrazione, non si conoscono i meccanismi del nuovo paese. Ecco, è un mondo nuovo, giusto? E ci sono dei pro e dei contro. Tutto sommato, reputo molto positiva la mia esperienza, perché una volta poi tornato qui, quel senso di appagamento che mi ha dato vivere in Canada per 6 anni e 3 mesi mi ha reso una persona più felice. E adesso non ho più, quindi, dentro di me quella, ecco, quella, una parte incompleta che mi dice di partire e di andare, perché l'ho fatta, ragazzi. E quindi sì, sono più sereno, sicuramente. Adesso, ragazzi, ditemi la vostra, che cosa ne pensate? Voi dove vivete? Vivete qui in Italia, all'estero? Vi siete spostati? Siete più sereni? O se magari avete fatto una decisione importante nella vostra vita per cercare la serenità, se poi si è rivelata una decisione che effettivamente vi ha reso più sereni. Ecco, condividete la vostra storia nella sezione commenti. Per il video della settimana è tutto. Ci vediamo domenica prossima. Buona giornata, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao ciao.